Ciao a tutti e ben ritrovati per le nostre lezioni di letteratura latina. Oggi vi parlerò di Tito Livio. Il cognome di Livio non è noto, ma fu di famiglia sicuramente ricca, dato che per tutta la vita riuscì a vivere della sua attività letteraria, senza bisogno di mecenati o di ricoprire cariche pubbliche. Si trasferì a Roma da Padova, dove era nato nel 30 o nel 29 a.C., molto probabilmente per cercare la documentazione necessaria all'unica grande opera a cui lavorò per tutta la vita e di cui pubblicò il primo libro tra il 27 e il 25 a.C., attirando l'attenzione dello stesso Augusto. Di idee conservatrici fondò sia la sua vita che la sua opera sui principi di equilibrio morale, rispetto religioso e amore per la patria. Pompeiano convinto seppe esaltare i principi della res publica senza urtare la sensibilità del principato di Augusto, che assunse questi stessi principi, almeno formalmente, a fondamento del suo governo. Livio, del resto, era uno strenuo sostenitore della Virtus Romana, base su cui Augusto fondava il suo potere e la sua propaganda, miranti al risanamento morale della società. Livio fu senza dubbio lo storico più importante dell'età augustea e scrisse in forma annalistica Ab Urbe Condita, la più ampia storia di Roma, dal 753 a.C., anno della sua fondazione, al 9 a.C., anno della morte del generale Druso. Di questa monumentale opera liviana, a noi è arrivata solo la parte che riguarda la storia più antica di Roma. L'opera comprendeva in tutto 142 libri, a noi ne sono arrivati solo 35, scritti annalisticamente, cioè anno per anno, o divisi per gruppi di 5 o 10 anni. Questi gruppi, detti pentadi e decadi, avevano come caratteristica tematica la trattazione di una guerra. Particolare importanza hanno poi dei riassunti dei singoli libri che ci hanno permesso di ricostruire gli argomenti trattati da Livio in quelli andati perduti. La prima decade comprende quindi i libri dall'1 al 10. Va dalle origini di Roma alla fine delle guerre sannitiche nel 293 a.C. Il primo libro è preceduto da una prefazione all'opera e, pur trattando dei sette re di Roma con un interesse antiquario e per le leggende che non si ritrova più nelle pagine seguenti, ha come vera protagonista la città di Roma e l'inizio della sua crescita. La seconda decade è andata perduta, trattava le guerre contro Pirro e la prima guerra punica. La terza decade costituisce un'unità a sé, con tanto di proemio, e tratta esclusivamente della seconda guerra punica e del suo grande protagonista Annibale. La quarta decade, insieme alla pentade successiva, tratta della seconda guerra macedonica contro Filippo V, della guerra contro Antioco di Siria, della terza guerra macedonica contro Perseo. Diciamo ora qualcosa sul pensiero e lo stile di quest'autore. Livio ci spiega la finalità della sua immensa opera nella prefazione. Qui, con tono amareggiato, ci parla del suo desiderio di volgere lo sguardo al passato per ritrovare le virtù irrimediabilmente perdute di una Roma ormai corrotta in modo irreparabile. Se questo lo accomuna al pessimismo di Sallustio, Livio se ne differenzia profondamente, in quanto accetta il decadimento di Roma come evento ineluttabile. Roma deve la rovina alla sua stessa grandezza e nulla potrà sanare questa situazione. L'unica consolazione possibile è volgere lo sguardo al passato e trarre da questo gli esempi più fulgidi della perduta Virtus. Secondo Livio, la storia può insegnare ciò che è giusto per la patria e così sia i personaggi reali che quelli leggendari o mitologici vengono tratteggiati in modo da acquistare un valore esemplare, rappresentando di volta in volta la fides, la gravitas, la pietas o al contrario le caratteristiche negative da evitare. Livio tratteggia il carattere dei personaggi con notevole sapienza psicologica e dà alla narrazione degli eventi una grande vivacità, anche grazie alla ricchezza delle fonti da cui attingere notizie. Molto meno attento è invece sulle questioni economiche o sociali, che quasi sembrano non riguardare gli eventi di Roma. Un atteggiamento decisamente poco storico, ma del tutto consono alle caratteristiche della storiografia latina. Tanto Sallustio era incisivo nella sua ricerca della brevitas, tanto Livio è fluido e abbondante, sicuramente più attento al bello stile che non all'esattezza storica dei fatti, anche perché in genere non usava fonti storiche o documenti autentici, ma fonti letterarie, senza alcun tipo di verifica.
Visto che per Livio la storia è opus oratorium maxime, va di conseguenza che egli utilizzi uno stile oratorio costruito su simmetrie, analogie e ritmi ben cadenzati, per mettere in risalto i vari aspetti, i vari momenti della narrazione. Bene, il ripasso di questa parte è terminato. Io vi ricordo che per le lezioni potete contattarci attraverso i canali social oppure l'indirizzo centrodai83@gmail.com. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione. Ciao da Francesca!